Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura i temi dell'economia. In Abruzzo sono 207 le società partecipate secondo i dettami della riforma Madia che sono a rischio chiusura. L'allarme viene lanciato dai sindacati e si rischia un nuovo caso esodati. Il servizio di Francesca Romana Testi. Decreto Madia e società partecipate. La CISL lancia un allarme rivolto alle nuove direttive del governo che rischiano di vedere in Italia 927.559 persone a rischio posto di lavoro. Cambierà molto perché questo decreto è già in vigore dal 23 di settembre ed è iniziato, credo con una certa disattenzione da parte delle amministrazioni locali, un semestre di cosiddetta revisione straordinaria che rispetto a parametri molto rigidi inseriti in questo decreto porta già alla chiusura obbligatoria di una serie innumerevole di società che hanno ad esempio meno di 5 dipendenti o che abbiano avuto bilanci in perdita negli ultimi 3 anni e cose di questo tipo. In Abruzzo sono 6.467 gli addetti con ruolo in società partecipate. Il rischio è quello di vedere un nuovo caso esodati, troppo e numericamente troppo piccolo al loro interno. Serve un'azione immediata che punti a trovare soluzioni capaci di evitare la minaccia che vedrà come termine ultimo il mese di marzo. Si tratta di trovare tutte quelle soluzioni che siano in grado di garantire poche società, portarlo a 10-15 società dai 207, ma che siano efficienti, riorganizzate, con un potenziamento adeguato del capitale, con una dirigenza ristretta, togliendo molti componenti dei consigli di amministrazione, mettendo in efficienza le strutture, evitando che le disfunzioni si ripercuotano sulle tariffe e quindi sui cittadini. C'è un grande lavoro da fare, ma il lavoro va iniziato subito. Adesso andiamo alla pagina politica più in senso stretto. A Teramo, dopo le dimissioni shock dell'assessore alla cultura Marco Chiarini, si è riunito ieri sera il tavolo politico degli alleati che sostengono la maggioranza e la giunta Brucchi. Fiducia a tempo per il primo cittadino, almeno fino a dicembre, questo il risultato della riunione. Andiamo a sentire il servizio di Tania Bonici Castelli. Marco Chiarini non torna indietro, dimissioni confermate da assessore alla cultura del comune di Teramo. Il regista teramano, nel dimettersi dopo 5 mesi dall'incarico, aveva dichiarato esplicitamente in una lettera indirizzata al sindaco che la causa del suo addio era dovuto alla guerra interna che la sua stessa maggioranza gli aveva riservato. Un brutto colpo d'immagine per la giunta Brucchi, che sembra vacillare fortemente anche dopo il mancato numero legale dell'ultimo consiglio comunale. Le dimissioni di Chiarini rappresentano la fine del Brucchiter, di quella nuova giunta, nuova vecchia giunta che doveva segnare la nuova prospettiva di questa città. Ovviamente questo tentativo è naufragato miseramente perché questa esperienza politica ormai si è già chiusa. Al di là delle dimissioni, quelle che sono le motivazioni delle dimissioni stesse costituiscono il vero significato da politico, hanno un significato politico da mettere in evidenza, perché Chiarini disegna una giunta come una maggioranza politica come una lotta fra fazioni, una guerra fra bande, gruppi politici in cerca solo di conservare il potere, parla di un sistema di potere che non si riesce a cambiare, è quello che noi abbiamo sempre denunciato. E dopo aver monitorato i danni delle ultime scosse di terremoto, il sindaco Brucchi riunisce d'urgenza i suoi alleati politici per verificare questa volta la stabilità della sua maggioranza. Intorno ad un tavolo, proprio tutti, assicura Brucchi, hanno confermato fedeltà al primo cittadino. Anche Alfonso Dodo di Sabatino Martina, leader di Teramo soprattutto, l'alleato più riottoso e polemico. Fiducia degli alleati al sindaco Brucchi, ma una fiducia a tempo fino a dicembre. Che senso ha? Legare l'eventuale sopravvivenza di questa amministrazione, con tutte le criticità del caso, a una data, francamente credo sia abbastanza riduttivo. Comunque, lei fedeltà l'ha data al sindaco? Ma io l'ho data nella misura in cui continuo a ritenere, a ripetere che questa amministrazione non va bene e che ha bisogno di cambiamenti radicali, e sono convinto che non si possa riduttivamente pensare che sia un problema politico e basta, ma sia un problema di carattere amministrativo. Insomma, avanti tutta senza l'assessore Chiarini, la poltrona della cultura resterà vuota, sembra non interessi a nessuno.
Andiamo avanti, adesso apriamo la pagina della cronaca, partiamo con una notizia che arriva dal Gran Sasso, ricerche a tutto campo, anche nel territorio aquilano per quanto riguarda una ragazza, Elisabeth Mattes, 27 anni, che è giunta ieri nel primo pomeriggio all'albergo di Campo Imperatore a quota 1800 metri e poi è scomparsa dopo aver preso una stanza e poggiato alcuni effetti personali all'interno di essa. Della scomparsa della giovane è stata informata l'ambasciata tedesca in Italia affinché venga contattata la famiglia. Per quanto riguarda questo allontanamento, secondo le risultanze delle indagini condotte dalla Compagnia dell'Aquila su indicazione della procura che ha aperto un'inchiesta, sarebbe stato un allontanamento precipitoso dalla struttura, tanto che il personale dell'albergo si è insospettito e ha sporto denuncia ai carabinieri di Assergi. Invece adesso ci spostiamo a Chieti, il bambino non è stato contagiato nell'area giochi e i bambini che sabato 22 ottobre e nei giorni successivi hanno frequentato l'area non sono a rischio contagio, solo 15 bambini potrebbero correre rischi, ma sono una percentuale piccolissima rispetto ai tantissimi che hanno giocato nell'area giochi Mega Kids. Questa è la notizia diffusa proprio dal direttore di questa struttura, il Mega Kids, che è appunto è l'area del centro commerciale Megalò di Chieti dedicata ai bambini. Questo per quanto riguarda il caso di meningite di cui ci si sta occupando nelle ultime ore. Altre notizie, l'associazione su richiesta del medico della ASL di Chieti ha fornito l'elenco dei bambini che all'interno dell'area hanno giocato nella fascia oraria 14:25 e 15:25, che sono dunque presumibilmente venuti a contatto con il bambino infetto. Ogni anno sono circa 11.000 bambini, ricorda Mega Kids, quelli che frequentano l'area dedicata ai giochi. E continuiamo con la cronaca, torniamo sull'incidente di Ripatiatina. Si terranno oggi alle 15:30 nella chiesa parrocchiale dell'Iconicella a Lanciano i funerali di Luigi Angelo Paolucci, il 54enne che ha perso la vita 2 giorni fa sulla Fondovalle Foro davanti alla sede della ditta per cui lavorava. L'uomo stava facendo scendere da un tir parcheggiato accanto all'entrata della ditta Fini Macchine 2 trattori agricoli quando intorno alle 12 una Giulietta ha centrato la rampa del camion e ha travolto l'uomo. Alla guida dell'auto c'era un medico chirurgo dell'ospedale di Ortona, 56enne, che risiede a Francavilla ma vive a Semivicoli di Casa Canditella, dove stava tornando preceduto dall'auto della famiglia. Nei suoi confronti la procura di Chieti ha aperto un'indagine per omicidio colposo. Almeno per ora non è stato ipotizzato il reato di omicidio stradale perché non vi è certezza che l'uomo abbia infranto il codice della strada, non ci sono aggravanti quale l'alta velocità, la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. Il medico è stato sottoposto ai controlli di rito. Andiamo avanti adesso e andiamo a Chieti città. Ci sono novità per quanto riguarda la mensa scolastica. Andiamole a scoprire. Più attenzione alla qualità del cibo attraverso acquisto di prodotti a chilometro zero, più attenzione alle combinazioni degli alimenti e delle pietanze, frutta e vegetali tutti i giorni, pane integrale, aumento del consumo dei legumi, carni e pesce 2 volte alla settimana. Questo in sintesi il nuovo menù delle mense scolastiche di Chieti che entrerà in vigore a partire dalla metà di novembre. Realizzato in collaborazione con le associazioni dei genitori, l'università e il reparto di pediatria dell'ospedale di Chieti e le istituzioni scolastiche cittadine. Adesso chiediamo anche che i genitori ci aiutino a far sì che i loro figli possano gradire, mangiandolo un po' di più, quel tipo di prodotto che magari a casa non viene spesso utilizzato, ma che ci dicono gli esperti nutrizionisti è necessario entri nel menu di ogni giorno dei bambini, perché poi possano evitarsi i problemi di carattere fisico che negli anni invece vanno crescendo. Il nuovo menu segue l'affidamento alla Ladisa del servizio mensa, un appalto da 7 milioni di euro per 4 anni prorogabili a 5, soldi che per una parte minoritaria
minoritarie sono compensati dal pagamento del servizio da parte delle famiglie. Il Comune, per combattere la forte evasione in questo settore, sta studiando la revisione delle tariffe che entrerà in vigore però dal prossimo anno scolastico. Di certo al momento c'è solo che ci saranno due fasce di esenzione e qualche aumento spalmato su fasce di reddito più numerose per consentire una maggiore equità. Sempre sul fronte scuole sono appena terminati i controlli sulla staticità degli edifici a seguito della scossa sismica di mercoledì sera. Il sindaco rassicura sui risultati della relazione tecnica. Non è emerso nulla di preoccupante sotto il profilo della staticità degli immobili, questo mi dice la relazione rimessami dall'ingegnere Intorbida, che insieme ai tecnici del Comune ha visitato tutti i plessi scolastici della nostra città e anche gli edifici che occupa il Comune. Non c'è preoccupazione per le strutture in questo momento perché per nostra fortuna molte strutture hanno anche però già avuto interventi sia di adeguamento sismo che di miglioramento sismico. A Pescara lavori di miglioramento e di restyling al cimitero Colli Madonna, migliorie che puntano a soddisfare le richieste avanzate dai cittadini. Sentiamo. A Pescara il cimitero Colli Madonna conclude i lavori di restyling proprio in tempo per la ricorrenza di Ogni Santi. Abbiamo ritenuto di dover, come dire, un restyling delle tante troppe cose che non andavano all'interno del cimitero e che rendevano anche, come dire, disagevole la visita da parte dei parenti e dei defunti. Quindi piccole sistemazioni di gradini, di scalinate, di porte di accesso, della stessa sala mortuaria, così come rispondendo a una interrogazione, a una mozione dei consiglieri di maggioranza, ricordo Lola Berardi e Adamo Scurti. Quindi anche un'accoglienza, diciamo, più decorosa di quello che era prima una fredda stanza che ospitava i feretri. Quindi un restyling all'insegna, come dire, della funzionalità, del decoro, della decenza, che in questa occasione poi capita con la commemorazione dei defunti, quindi credo che sarà, come già ci viene detto, è molto apprezzata da chi viene a fare visita ai propri cari. E andiamo avanti con il nostro giornale e cambiamo argomento. Si sta girando in Abruzzo e in particolare nella città di Chieti il secondo film da regista cinematografico di Maccio Capatonda. Andiamo sul set con Herbert Ballerina nel servizio di Sara Cavallo di Vestina News. Io mi divido tra Molise e l'Abruzzo, perché comunque io sono nato a Campobasso, però in estate vengo al mare a Francavilla, quindi diciamo che un quarto dell'anno lo passo in Abruzzo, quindi gioco in casa. Benissimo, quindi giochi in casa e siamo felici, felicissimi che abbiate scelto come location poi questa splendida città che è Chieti, e state girando il secondo film di Maccio Capatonda, dove tu ovviamente immancabile Herbert sarai un coprotagonista. Sì, siamo due fratelli, io e Maccio, in questo film siamo proprio due coprotagonisti, perché magari in Italiano Medio c'era molto più lui, però in questo abbiamo scritto una storia dove siamo, appunto, lui è il sindaco, io sono il vice sindaco, quindi siamo molto molto insieme, abbiamo tante scene insieme, quindi mi fa piacere che ci sto un po' di più almeno. Prossimamente qui ci sarà anche lo street food per Halloween, vi trattenete per gozzovigliare con noi o subito scapperai per i nuovi lavori? No, se ci chiama noi, se c'è da gozzovigliare ci siamo. Com'è vivere nel set di Maccio Capatonda? È simpaticissimo, ragazzo estremamente intelligente. Essere condotto da un mattacchio? No, è meno mattacchione di quello che si pensa, è uno studioso Maccio, è molto bravo. Grazie, io le porto i complimenti di tutta Chieti, lei è amatissima. Grazie tanto, poi io ho i nonni che venivano dall'Abruzzo, da un paesino abruzzese. Il comune di Giulianova si doterà di un piano strategico triennale di programmazione turistica che verrà redatto con il coinvolgimento della consulta del turismo. L'obiettivo è di rendere particolarmente efficace l'intervento pubblico nel settore. È con particolare soddisfazione che ho l'onore di annunciare che il Comune di Giulianova ha deciso di dotarsi di un piano strategico di programmazione turistica a valenza triennale. Questo piano strategico, redatto e sarà redatto in stretta sinergia, collaborazione con gli operatori presenti nella consulta del turismo di Giulianova, e ci darà la possibilità di affrontare il mercato turistico dei prossimi anni, dotato così come sarà di circa
o perlomeno fino al 40% del gettito delle imposte di soggiorno. Vogliamo così dare senso concreto alla discussione, agli accordi che abbiamo fatto con gli operatori in questi anni, perché abbiamo dato segno tangibile che crediamo nell'elemento della programmazione, crediamo nella collaborazione e mettiamo le risorse necessarie per poter ottenere i risultati che il nostro territorio e la nostra città merita. Anche Francavilla al Mare parteciperà all'Open Day Abruzzo Winter con una manifestazione dedicata alla piccola pesca. Open Day Winter Abruzzo, in questo caso a scendere in campo è Francavilla che presenta il suo cartellone. Dal 26 ottobre al 2 novembre tante attività per far conoscere anche a chi viene da fuori l'Abruzzo e le sue bellezze. È un'iniziativa volta a valorizzare e a far conoscere più che altro la nostra cittadina, la nostra regione, con tutto quello che ci offre, perché è veramente tanto, a livello culturale, a livello naturalistico, paesaggistico, il mare, ovviamente noi gareggiamo. Ci facciamo conoscere con la nostra piccola pesca, che è un fiore all'occhiello della nostra città, con le sue tradizioni, ovviamente con le lumachine di mare, che questo è il periodo insomma, opportuno mangiarlo. Abbiamo coinvolto appunto i pescatori, per cui ci sarà un nonno pescatore che allieterà con storie, aneddoti e storia di vita vissuta di 80 anni di mare e storia di guerra, perché Francavilla è stata purtroppo anche questa. Poi nella giornata del 30 ci sarà l'accoglienza al Mumi, per cui facciamo conoscere il nostro patrimonio culturale, per cui le tele del Michetti. Poi nel pomeriggio ci sarà uno show cooking curato dallo chef Nicola Rapino. Poi dalle 19.30 ci sarà il teatro a cura del regista attore Emilio Vallone, che insomma, ha provveduto a organizzare una bellissima pièce teatrale, insomma, delle piccole pillole di cultura. Le aspettiamo. Sono oltre 500 i comuni iscritti all'Associazione Nazionale Città del Vino, oltre 30 anni di storia a tutela del Made in Italy. L'Abruzzo da oggi entra a far parte degli itinerari riconosciuti e garantiti dell'enoturismo. Città del Vino nasce nel 1987 dall'idea di 39 sindaci che decisero di dare vita ad un sodalizio per rilanciare l'immagine del vino italiano. Dopo 30 anni i comuni iscritti sono diventati 500, costruendo così un itinerario che oggi attraversa borghi, città d'arte, mare e montagne. L'obiettivo è quello di creare sempre più relazioni tra gli enti, finalizzandolo a una valorizzazione complessiva del territorio, dell'ambiente, di produzione del vino, che oggi, essendo poesia della tavola, certamente richiama anche il consumatore ad andare a vedere dove il poeta si è ispirato. L'enoturismo sta crescendo in maniera esponenziale, si stima che quest'anno ci siano stati circa 13 milioni di praticanti, la vigna valorizza indubbiamente il territorio e l'ambiente, se curata, quindi questo protocollo sottoscritto con la Regione Abruzzo va perfettamente in questa direzione. L'Abruzzo entra di diritto nell'associazione oggi sottoscrivendo un accordo che la rende parte di quegli itinerari che vedono un turismo fiorente e capace di muovere grandi flussi con conseguenti ricadute economiche sul suo territorio. Una collaborazione importante con l'Associazione della Città del Vino per promuovere la cultura del vino e il legame con il territorio. Con la presenza del Presidente Nazionale della Città del Vino e del Presidente Regionale oggi firmiamo questo protocollo d'intesa. Oggi è una giornata particolare poi per il mondo del vino, perché questa sera riapriremo l'Enoteca regionale dopo una fase di riconversione, di ristrutturazione e di razionalizzazione importante. L'Enoteca sarà affidata al Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo, l'ente che rappresenta il 100% del vino abruzzese, e quindi sarà una grande festa all'inizio dell'Open Day Winter. Prima di passare allo sport vi diamo conto di una nota che ci è pervenuta in redazione da parte dell'Istituto Omnicomprensivo di Città Sant'Angelo. Noi ci siamo occupati della manifestazione degli studenti lo scorso mercoledì. La nota inviataci recita che la manifestazione degli studenti non era stata comunicata e motivata alla dirigenza, che le regole
rappresentate dagli studenti in merito al comportamento da tenere all'interno dell'istituto non corrispondono a quelle scritte nelle circolari emanate dalla dirigente scolastica, e che nessuna richiesta in precedenza alla manifestazione era stata rivolta alla stessa dirigenza da parte degli studenti. Inoltre, sempre secondo questa nota, nessuna componente scolastica, docenti e collaboratori, ha espresso alla dirigenza il disagio che noi abbiamo riportato nel servizio, né personalmente né tramite i rappresentanti sindacali territoriali e le RSU che si erano riuniti nel pomeriggio antecedente, lo scorso 26 di ottobre. Andiamo adesso allo sport, come annunciato, e ci occupiamo della Serie A con la gara di dopodomani a San Siro, che sarà diretta da Daniele Doveri di Roma 1, assistenti Giallatini di Roma 2 e Alassio di Imperia. Il giudice sportivo ha fermato, come previsto per una giornata, Ugo Campagnaro, candidato per la sua sostituzione, e Andrea Coda. Entra in diffida invece il centrocampista Gaston Brugman, invece sul fronte Milan squalificato per una giornata Paletta, per la sua sostituzione ballottaggio Gustavo Gomez Zapata. E sono stati consegnati ieri i nuovi kit ai ragazzi che partecipano alla terza stagione dell'Accademia del Portiere, il progetto della Pescara Calcio espressamente dedicato ai portieri in erba. Presenti anche due estremi biancazzurri, Fiorillo e Aldegani, che hanno parlato anche dell'attuale momento non facile del Pescara. Ascoltiamo il servizio di Andrea Costantini. Scovare, preparare ed educare i portierini del domani. Con queste finalità giunge alla sua terza stagione il progetto L'Accademia del Portiere, una scuola calcio specializzata appunto sui portieri, pensata e voluta dallo staff di preparatori dei portieri della Pescara Calcio, con in testa Max Marini e Nino Galli. La stagione è iniziata a fine settembre. Ieri la presentazione a Pescara presso i saloni della concessionaria Barbuscia Auto, con il main sponsor del progetto Smart, la consegna dei kit e la presenza dei portieri del Pescara, anche loro coinvolti nell'Accademia, Vincenzo Fiorillo e Gabriele Aldegani. Era partita piano piano questa iniziativa, adesso è diventata una cosa abbastanza importante. Cerchiamo di metterci a disposizione con tutte le competenze, con i vari mister Aldegani, per fare in modo di crescere i portierini piccoli, farli divertire, monitorare magari nel territorio qualche giovane bravo, qualche bambino bravo che possa entrare a far parte del Pescara. Quindi è una bella cosa, perché se iniziamo dal settore giovanile, dai pulcini, a curare così queste cose, secondo me qualche portiere magari lo si può trovare col passare del tempo. È nato tutto da un'idea del mister Marini e del mister Galli. Sono stati così gentili, sapendo la passione che ho per questo ruolo, di inserirmi tra gli istruttori, e insomma per me è un onore farne parte. Si è creato in questi 3 anni tanto entusiasmo e noi mettiamo quello. Per adesso i frutti si vedono, perché i ragazzi sono contenti e i numeri stanno aumentando, per fortuna. Con i due calciatori si è ovviamente parlato anche del momento non facile in campionato del Delfino. Stiamo cercando di colmare un po' di gap che c'è con questa categoria. A livello fisico ci manca magari un po' di chili, qualcosa, non lo so. L'unica cosa certa è che non siamo una squadra allo sbaraglio, come sta passando un po' questo messaggio, che non sono d'accordo, perché le squadre allo sbaraglio non sono squadre che perdono 1-0 su un colpo di testa, su un calcio d'angolo. Le squadre allo sbando sono quelle che vanno sui campi e prendono tanti gol, non lottano e non ci mettono mordente. Noi non lo siamo così. Stiamo provando a fare quello che ci chiede il nostro allenatore, di proporre il calcio. A volte viene più semplice, in Serie A a volte non te lo puoi permettere. Credo che la cosa più importante è, esatto, mantenere la lucidità. E siamo passati da una grandissima euforia dopo Napoli alla distruzione totale adesso dopo la partita con l'Atalanta. Credo che bisogna avere l'equilibrio. Si sapeva, insomma, che le difficoltà ci sarebbero state, che sarà una lotta fino all'ultima giornata di campionato, ma che noi siamo pronti a lottare fino a quell'ultima giornata di campionato. Ed ora siamo alla Lega Pro e parliamo del Teramo. Domani sera di scena a Gubbio contro una delle rivelazioni del girone B. I biancorossi dovranno fornire una prestazione d'orgoglio, reagire alla contestazione dei tifosi e soprattutto fare punti
per risollevarsi in classifica. Probabile un nuovo dietrofront sul modulo con il ritorno al 4-4-2, Jefferson in attacco al fianco di Sansovini, Steffè e Ilari si contendono una maglia in mediana al fianco di Boulevardi. È chiaro che torno sul discorso post partita, dove sicuramente ho rilasciato delle dichiarazioni sicuramente forti, no? Perché quando un allenatore dice che una squadra non c'ha un'anima, è chiaro che fa riferimento a quello che è stato visto durante il match. Però vorrei anche specificare che tutta questa situazione l'abbiamo constatata in 40 minuti di partita. E 40 minuti di partita hanno cambiato un po' quelle che sono comunque sia le situazioni che fino alla partita di Albino Neffe erano presenti nella squadra. La settimana è stata, dal punto di vista degli allenamenti, della partecipazione, dell'interpretazione, è stata valida, perché poi i giocatori si sono allenati con grande dedizione, ma questo l'hanno fatto sempre. Se andiamo a vedere quello che è stato il primo tempo del Teramo contro l'Albino Neffe, non possiamo comunque sia dire che la formazione dal punto di vista del risultato potrebbe essere sbagliata. Per quanto riguarda il secondo tempo, è chiaro che lì poi ne possiamo parlare, perché la squadra è partita bene i primi 5 minuti, perché abbiamo avuto un'occasione con Boulevardi su un traversone tirato dentro l'aria, poi subito il gol c'è stata l'eclissi, e è stata l'eclissi che ho visto durante la mia disamina a fine partita. Tutte queste illazioni non piacciono, perché poi vengono tirate fuori sempre quando la situazione non volge a proprio favore, no? Quindi credo che l'armonia in uno spogliatoio non è facile da creare. Qui secondo me c'è armonia. E i risultati spesso riescono ad armonizzarla meglio, a renderla ancora più fluida. Serie D sarà recuperata mercoledì prossimo 2 novembre alle 14.30 sul neutro di Sant'Egidio alla Vibrata, la gara del girone F tra Monticelli e Chieti, sospesa domenica scorsa alla fine del primo tempo per l'infortunio del direttore di gara, coi marchigiani avanti 2-0. La gara sarà rigiocata dal primo minuto. L'allenatore del Pineto, Daniele Amaulo, è soddisfatto dell'arrivo del nuovo centrocampista Fazio e mette nel mirino la difficile gara di Vasto di domenica prossima. Il servizio di Roberta Di Sante. Mister Amaulo, avevi dichiarato: abbiamo bisogno di un centrocampista importante, il centrocampo è un reparto fondamentale, ecco che la società ha fatto arrivare questo nuovo acquisto direttamente dal Melfi. Sì. Reparti centrocampo, anche come numero eravamo in pochi, ecco, causa anche l'infortunio di Marfia, che è out dall'inizio, diciamo, della stagione, quindi la società mi ha messo a disposizione un altro giocatore importante di categoria come Albino Fazio, un giocatore che conosco, che ho affrontato in diverse partite da avversario. Domenica potrebbe essere già disponibile contro la Vastese, che rappresenterà anche un po' un banco di prova per vedere effettivamente di che pasta è fatto questo Pineto. Sì, adesso se per domenica sarà dalla partita, questo dovremo verificarlo, ecco, gli ultimi allenamenti prima di arrivare alla gara. È chiaro che domenica ci aspetta una partita difficile su un campo difficile contro una squadra forte che... E non ci facciamo lasciare ingannare dai due risultati negativi, perché poi sappiamo che la stessa ha fatto anche in queste due gare due buone prestazioni, poi è stata sconfitta, ma sicuramente vorrà riscattarsi sul proprio terreno e noi dobbiamo fare una grande partita per portare via un risultato positivo contro la Vastese, perché abbiamo qualche problemina sia in organico, qualche giocatore che non sta al top, e soltanto con una partita di sacrificio, con tanta applicazione, tanta interpretazione, possiamo portare via un risultato positivo. Lasciamo il calcio per occuparci di atletica, organizzata dall'Associazione Nazionale Bersaglieri di Pescara in collaborazione con il Comune di Montesilvano. Si terrà domenica prossima, 30 di ottobre, la mezza maratona sul chilometro lanciato. Base logistica sarà il centro Porto Allegro di Montesilvano. Due le gare in programma a partire dalle 9.15, la prima da 21 km, la seconda da 10. Paolo Sinibaldi.
Ancora una volta torna la mezza maratona, beh, un grande spettacolo per la città di Montesilvano. È un evento che a noi dà la possibilità di ospitare tanti atleti e quindi da assessore allo sport non posso che applaudire a questa iniziativa, ma anche dare la possibilità a tutti gli atleti che vengono sul territorio, alcuni dei quali anche di fuori regione, di conoscere la nostra bella città. Noi ci siamo adoperati unitamente agli organizzatori al fine di rendere questa manifestazione anche sicura e anche la meno pesante da un punto di vista di circolazione viaria per la città. Si partirà sempre dal Porto Allegro, andremo praticamente a raggiungere il borgo di Cappelle, da Cappelle andremo a Montesilvano Colle e poi si scenderà per via Togliatti, una bella discesa alberata che ci riporterà al punto d'arrivo. Milva Monticelli ci illustra brevemente anche il programma, non solo della gara di Montesilvano, ma della due giorni che prevede una serie di eventi collaterali. Avremo praticamente una conferenza il sabato alle ore 10, abbiamo una conferenza che parlerà dell'alimentazione. Importante per noi podisti e anche per tutto quello che riguarda lo sport in genere, perché generalmente non si sa mai come alimentarsi prima di una maratona, come fare e quant'altro. A seguire ci saranno tante esibizioni di scuole, di danza, di karate e quant'altro che praticamente riempiranno queste due giornate di sport. È tutto per la prima edizione del TG6, grazie per averci seguito, fra poco ci sono le previsioni del tempo con Meteo 6, io vi auguro una buona giornata.